Io credo che ormai siamo fuori tempo massimo, è ovvio che iniziative e manifestazioni in campagna elettorale, diciamo, hanno chiaramente il sapore tipico che tutto va bene e tutto si aggiusterà. Comunque io mi auguro che oggi anche al tavolo delle 17, proprio in risposta alla mobilitazione dei lavoratori, ci siano come dire, delle indicazioni chiare, soprattutto per quanto riguarda ancora i crediti che le comunità montane devono percepire dal 2011, quindi 2011, il saldo 2012 e il saldo 2013, che si dice che proprio in questi giorni stanno praticamente predisponendo tutti i mandati in ragioneria. Per il 2014 la notizia certa è che sono fondi ormai non più soggetti al patto di stabilità, quindi potrebbero essere svincolati nelle prossime ore. Per il 2015 c'è la programmazione che dal punto di vista cartaceo né in bilancio e né in comunicazioni fatte alle comunità montane esiste, non esiste, quindi ci auguriamo oggi di avere queste risposte e non diciamo chiacchiere, ma almeno un impegno chiaro verbalizzato e sottoscritto da tutti i presenti unitamente, diciamo, alle controparti. Quindi mi auguro che oggi qualche risultato, diciamo, portiamo a casa, e se il risultato viene anche dal fatto che stiamo a due mesi dalle elezioni, vista il dramma che stiamo vivendo, la tragedia quotidiana di 5.000 famiglie circa di lavoratori, comunque è tutto grasso che cola. Grazie. Oggi siamo qui a fare questa ennesima dimostrazione di forza verso la Regione e il Governo Caldoro, che ha abbandonato completamente la categoria di lavoratori forestali. Da quando è stato eletto Presidente, dal primo giorno ha cominciato a demolire tutte le nostre garanzie. Noi che lavoriamo in questo settore da 30 anni siamo ormai da quasi 5 anni ridotti allo stremo e siamo alla fame. Gli operai forestali OTD che non vengono, addirittura non vengono neanche più assunti. Ci sono delle comunità montane che hanno delle quasi 25 mensilità arretrate. Il problema diciamo, della forestazione, il problema del problema idrogeologico è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo gli unici a tutelare l'ambiente, siamo gli unici a tutelare le acque piovane. Siamo, la nostra piccola disgrazia è che siamo la maggior parte operai che operano al centro della comunità, quindi diciamo nelle zone periferiche, nell'Avellinese, nel Beneventano e nel Salernitano. Napoli non soffre di questi problemi perché siamo noi a tutelarlo dalle montagne per la reggimentazione delle acque. Caldoro deve smettere, stamattina ci deve dare delle notizie serie sia sugli arretrati ma soprattutto per quanto riguarda la riforma della legge 1196 per dare dignità e dare rispetto ai lavoratori. Noi qui non stiamo per rivendicare le miserie, noi rivendichiamo un articolo della Costituzione. La Regione come ente dello Stato in questo caso sta violando costantemente la Costituzione. La Costituzione italiana, che all'articolo 36 della Costituzione sancisce il salario che deve essere diciamo, pagato ai lavoratori. Noi facciamo un forte appello a tutte le categorie degli altri sindacati di unirsi a noi per questa battaglia. Paolo Russomando, sindaco di Giffoni. Siamo qui stamattina insieme agli operai idraulico-forestali che da 5 anni hanno la difficoltà di poter lavorare per la tutela e per la difesa del nostro territorio, delle nostre aree interne. Ci sono tante comunità montane qui stamattina sotto il Palazzo di Santa Lucia per chiedere al Presidente Caldoro, dopo 5 anni di disinteresse, di impegnarsi a risollevare le sorti delle comunità montane e quindi anche delle attività lavorative degli operai idraulico-forestali. Noi come sindaci siamo qui a sostenere questa battaglia, questa lotta, e la sosterremo anche e soprattutto sperando che si possa cambiare il verso della Regione Campania e ci possa essere un governo più attento ai bisogni dei territori. Sì, sono Rosetta D'Amelio, consigliera regionale della Commissione Agricoltura. Io credo che la situazione degli idraulici forestali è una situazione gravissima, intollerabile, e lo dico perché vengo dai territori montani
che capiscono come sono importanti, che grande risorsa sono, perché la difesa idrogeologica del suolo, la difesa della montagna, la difesa dell'acqua passa tutto attraverso il loro lavoro, ma in questi anni la Regione Campania, la Giunta li ha cancellati dall'agenda politica, si è tentato di dare solo un po' di risorse europee e non si è ritenuto che fossero centrali. Io dico che ancora una volta dobbiamo riproporre il fatto che più risorse ordinarie devono venire da più assessorati, devono essere impegnati, perché i forestali sono le sentinelle del territorio. Poi è inutile che rincorriamo e rimpiangiamo i drammi che si verificano quando c'è un'alluvione, i drammi che si verificano quando c'è un problema di dissesto. Quindi alcune famiglie sono in ginocchio perché sono mesi e mesi che non ricevono lo stipendio, in piccoli comuni montani l'economia è totalmente ferma. Se noi vogliamo rilanciare l'economia, lo sviluppo e la difesa del territorio, dobbiamo scegliere come centrali ciò che fanno gli idraulici forestali. Il governato dall'agenda politica, la montagna l'ha cancellata, il 70% del nostro territorio non ha avuto nessun impegno fino ad oggi della Regione Campania. La politica in questi anni e anche negli ultimi tempi non ha ascoltato il grido. Oggi noi avevamo convocato un presidio, ma i lavoratori forestali sono venuti in massa perché ormai la situazione è diventata insostenibile, sia per quanto riguarda le mensilità arretrate senza prospettiva, ma soprattutto le prospettive future. Il 2015 è ancora incerto, il futuro è ancora incerto per loro, ma soprattutto per tutte le loro zone dove abitano, perché se non si investono in quelle zone noi non investiamo su niente. È la Regione Campania che va in deficit rispetto a queste questioni. Chi non investe sul territorio, si riempiono la bocca che devono investire sul territorio e poi le risorse per pagare chi lavora sul territorio, per dare futuro ai territori attraverso la stabilizzazione e la paga ai lavoratori forestali. Questo non succede. Noi abbiamo detto che siamo contro gli sprechi, vogliamo eliminare gli sprechi, però vogliamo dare più competenze e più possibilità di lavoro ai lavoratori forestali per far sì che questi territori siano modernizzati, non con risorse che arrivano quando già ormai è tardi, quando è successo l'incidente, quindi la politica dell'intervento dopo, con l'appalto. Noi siamo per la politica della prevenzione. Prevenire il territorio significa aumentare la ricchezza di una regione e in questa campagna ci vogliono queste cose. Oggi siamo qua per gridare sempre di più e più forte che i lavoratori forestali sono arrivati a un momento di insostenibilità e questa regione non può non ascoltarci. Caldoro deve ascoltare questi lavoratori. Sono Antonello Albigi, operaio a tempo determinato dell'amministrazione provinciale di Avellino. Siamo qui sotto Palazzo Santa Lucia stamattina a protestare contro questo governo regionale perché assente su una problematica che riguarda 4.400 dipendenti in tutta la Regione Campania. Ci sono miei colleghi che purtroppo non percepiscono uno stipendio da più di 20 mesi, ma da parte della Regione comunque non ci sono state risposte. Io praticamente sono un OTD della provincia di Avellino, comunque l'anno scorso nel 2014 ho fatto soltanto 25 giornate. Io credo che questa sia veramente una vertenza abbastanza seria e complessa che la Regione Campania deve farsi carico, ma non più a parole o con carte che non servono a niente, ma semplicemente con una risoluzione vera del problema, intesa come riforma della legge 11, perché la riforma della legge 11 è arenata completamente nella commissione, la quarta commissione all'agricoltura, e non va avanti. Poi noi abbiamo chiesto come segreterie regionali una riforma che tenga in considerazione solamente solamente la regione, un unico ente che gestisca tutta la forestazione campana, perché se vogliamo fare unione dei comuni, beh, noi siamo comunque ancora in alto mare, visto che comunque poi dovremmo parlare con tutti i sindaci dei comprensori delle comunità montane e quindi il problema diventerebbe ancora molto più grave e più complesso. Io credo che comunque le soluzioni siano a portata di mano, ma è la politica che deve fare il primo passo. Noi siamo qui comunque a protestare con forza, perché se non si risolve il problema noi da qua sotto non ci muoviamo.
Ciro Marino, segretario generale Willa Will Salerno. Tolta la bella giornata da un punto di vista meteorologico, di bello oggi non c'è proprio niente. Dopo l'incontro in prefettura, nel quale abbiamo già qualche giorno fa, il giorno 12, preannunciato la venuta a Napoli di Fai Fly Willa insieme ad una folta delegazione di forestali, siamo praticamente in attesa di questo incontro. Nel frattempo alcuni idraulici forestali hanno attraversato la strada e creando ovviamente qualche disagio ai cittadini, che purtroppo sono gli unici che pagano le pene in queste circostanze, mentre i veri responsabili di questi ritardi dei pagamenti, nonché di una mancata programmazione del settore forestale, stanno chiusi sicuramente in alcune stanze comodi e magari anche al caldo. È una protesta che va avanti da 5 anni, forse non devo spiegare più niente. Ad oggi non abbiamo ottenuto nulla, sperando che qualcosa tra qualche oretta possa cambiare. Non ci ha dato una mano nessuno oggi, insomma ci sono stati delle tensioni anche con le forze dell'ordine, sperando che finiscano qui, perché anche loro, voglio dire, sono dei lavoratori e sono esposti a dei rischi, ma noi abbiamo... Questa situazione è diventata veramente insostenibile, c'è la disperazione vera, ci sono 2 anni di arretrati di stipendi, ci sono i territori senza protezione, senza prevenzione, e questa è la situazione attuale. Sperando di potervi raccontare cose migliori, poco credo in questo, da adesso hai un paio d'ore. Vito Grieco della segreteria della Fly di Salerno. Siamo qui oggi 18 di marzo 2015, ebbene sono circa 60 mesi che viviamo una situazione di disagio, oramai siamo arrivati alla disperazione. Abbiamo fatto circa 160 iniziative da quando si è insediata questa giunta, purtroppo gli stipendi sono arrivati sempre molto a singhiozzo, fino ad arrivare a qualcosa come 20 mensilità arretrate per qualche comunità montana in modo particolare. Naturalmente quello che ci aspettiamo oggi è prima di tutto il pagamento degli arretrati, almeno buona parte degli arretrati, le mensilità aspettanti, e naturalmente, visto che siamo nella fase preelettorale, pensiamo anche che questi contendenti per quanto riguarda la presidenza, quindi della Regione Campania, possano anche dirci nel loro piano, programma di governo, non programma elettorale, un programma di governo, cosa intendono fare per questo settore che è di estrema importanza. E non faccio sempre le solite oramai litanie, sappiamo bene che quando sono importanti questi lavoratori per i lavori che svolgono in montagna, nelle aree interne. Naturalmente adesso la situazione è diventata disperata, perché questi lavoratori hanno vissuto di stenti, hanno vissuto letteralmente di stenti per 5 anni. Siamo arrivati, per fare un esempio, al fatto che fanno la colletta per andare a lavorare la mattina per fare la benzina per le macchine, non riescono a pagare le bollette della luce, dell'acqua, del gas, delle utenze domestiche, non riescono a mandare i figli a scuola, chiaramente capite bene che in un paese civile, che si dice civile, quando succedono queste cose, ebbene penso che siamo forse retrocessi di un paio di posizioni, siamo forse di quarto mondo, non di terzo mondo. Noi pensiamo, con quest'ennesima iniziativa, dicevo, di lotta pacifica nei confronti di questa giunta regionale, di poter portare a casa il risultato sia di natura economica ma anche di natura progettuale per quanto riguarda il futuro, per cercare di capire in che tipo di ente noi continuiamo a lavorare. Non ci interessa se si chiama esso comunità montana, unione dei comuni o altri, l'importante è che ci dicono che cosa intendono fare della forestazione, perché come siamo andati avanti adesso per 5 anni non penso assolutamente sia ipotizzabile farlo neanche per un altro anno. Oramai siamo al limite, sappiamo bene pure che le risorse sono ovviamente scarseggiano, però se è vero come è vero che scarseggiano, ci devono spiegare perché mettere a posto un bilancio regionale che
prevede il taglio delle teste, in sostanza, perché è stato azzerato il bilancio che viene fuori dai fondi residui della Regione Campania per i forestali. Non si capisce perché, dicevo, vengono fuori 250 milioni di avanzo nell'ultimo bilancio per fare le assunzioni nella sanità. Allora c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di distorto, è contrastante, che naturalmente i lavoratori non possono assolutamente comprendere. Io penso che la nota positiva è questa, è che i lavoratori finalmente stanno recuperando nei confronti delle organizzazioni sindacali, stanno capendo che nonostante il disagio, nonostante, diciamo così, 5 anni di disperazione letteralmente, spesso se la sono presa con il sindacato ha cercato di fare quello che poteva, perché 5 anni fa questi qua, come si sono insediati, avevano cancellato, con un colpo di spugna avevano cancellato 5.000 forestali. Nel tempo, ovviamente, chi è deceduto perché si è tolto la vita, chi è andato in quiescenza perché ovviamente è raggiunto l'età pensionabile, il resto adesso siamo circa 4.000, però ancora oggi 18 marzo non sappiamo questi signori che cosa vogliono letteralmente fare di noi e che cosa intendono fare per la tutela del dissesto idrogeologico nelle montagne di questa regione Campania, che ricordo rappresenta l'85% del territorio totale. Allora, Costanzo Michele, operaio Comunità Montana Vallo di Diano. Da 2 anni a questa parte la Regione Campania ci ha messo in condizione di perdere la tenuta sociale delle zone interne, in quanto ci ha completamente abbandonato. E questa situazione perdura da quando è andata in carica questa giunta di centrodestra. Praticamente ha iniziato a dare dei colpi alla forestazione e mettendo in difficoltà le maestranze, che mano a mano sono arrivate ad avere chi 7, chi 10 e chi 12 mensilità arretrate, per cui la tenuta sociale delle zone interne è a rischio. Ma oltre a questo il problema più grosso, oltre i mancati pagamenti degli stipendi, è che abbandonando la montagna, il dissesto idrogeologico che in Campania è una situazione alquanto allarmante, perché un comune su 4 ha una situazione di dissesto idrogeologico che ha una scala da 1 a 4 almeno di 3, per cui togliendo il presidio alle zone interne si rischia fortemente di avere dei disastri che compromettono anche le zone interne, per cui esortiamo questa regione a cercare di stabilizzare la situazione per quanto riguarda gli operai forestali e permettere agli stessi di stare come presidio nelle zone interne. Speriamo che con la tornata elettorale chi va a sostituire questa giunta abbia delle intenzioni diverse e che sfrutta al meglio le maestranze delle comunità montane, oppure dia corso al decreto del Rio, trasformando le comunità montane in unione dei comuni, accorpando vari settori tutti nelle unioni dei comuni. Dell'inno Solofana, Matteo D'Amore, qui sotto la Regione Campania, per esporre le problematiche del settore forestazione inerente al sit-in che si tiene qui sotto alla Regione. Le problematiche quindi sono sempre attuali e presenti. Mi sono permesso e chiedo anche scusa al governatore Caldoro di convocare il Consiglio regionale. Gentilissimo signor Presidente della Giunta regionale, onorevole Stefano Caldoro, sede operativa, oggetto problematiche economiche delle comunità montane. È con grande gioia che la prego di convocare ad horas il Consiglio regionale in seduta straordinaria, avente all'ordine del giorno i seguenti punti. Primo punto, di partita delle comunità montane, con aperta la parentesi, con l'ultima goccia di ossigeno, chiudo parentesi, punto e virgola. 2. Sopperire alle spese funerarie
con le mensilità arretrate che i dipendenti e il personale OTI devono avere ancora, punto e virgola. 3.3. Tutto è compiuto, punto esclamativo. 4. Varie ed eventuali. Napoli, via Santa Lucia, 18.03.2015. Dipendente Comunità Montana Irno Solofrana, Matteo D'Amore. Tangridi della CISI, segretario provinciale della CISI di Avellino, oggi qui sotto la Regione Campania per questo incontro, se verrà, con la Regione per le problematiche del settore forestazione. Allora, oggi speriamo, è l'ennesima volta che i lavoratori forestali, ormai stanchi di promesse che in questi 4 anni hanno portato al nulla, speriamo che oggi portiamo a casa, oltre alle mensilità arretrate, parliamo del 2011, 2012, 2013, 2014, portiamo a casa qualcosa per il 2015, per il triennio prossimo, per capire questo settore serve ancora, vorrei dire a Caldoro, in Regione Campania, serve per gli operai forestali, serve al territorio della Campania, oppure va, le montagne, le colline, che sono il 75% di tutto il territorio campano, devono essere abbandonate? È una delle domande che faremo certamente a Caldoro e che Caldoro dovrà risponderci, perché il solo trasferimento dei fondi non salvaguarda il settore e non dà prospettiva a questo settore. Bisogna avere una nuova 1196, bisogna fare in modo che per i prossimi anni ci sia la concreta stabilizzazione di questo settore. Problematiche settore forestazione, l'ennesima volta qui sotto la Regione, il settore forestazione avrà una vita? Ma io, da operaio della Comunità Montana Altirpini, non penso che ci saranno sbocchi sicuri, perché siamo sempre qui a lottare e l'amico Caldoro non ci dà risposte definitive su cosa sarà il nostro futuro. Ci accontentano sempre con sarà con pochi soldi che non bastano neanche a pagare mezza mensilità e ci mandano a casa. Io penso che bisogna costruire un futuro, dare una svolta a questo settore, sia per OTI che OTD, se no non lo so come andrà a finire questa situazione. C'è gente che si lamenta che dopo 24 mesi non piglia soldi, a casa cosa porta? A tavola cosa mette? Gente che ha ritirato i propri figli dallo studio a Napoli, dall'università, perché effettivamente non ce la fa più a sostenere queste situazioni. Siamo qui a far capire a Caldoro che esistiamo pure noi e che vogliamo salvare le nostre zone. Noi lo stipendio non lo rubiamo, ma ce lo guadagniamo tutti i giorni facendo i lavori. Lui può venire, anzi lo invitiamo a venire sui cantieri e a guardare ciò che noi facciamo e ciò che noi realizziamo. Noi non siamo degli assistiti, come ci vogliono definire, e questo è quello che voglio dire. E quindi speriamo che questa oggi ci riceva e sia un più concreto di altre volte, e non fa sempre rimbalzare la palla e ci sposta sempre giorno per giorno, perché questa sennò diventa una lenta agonia e quindi, come si suol dire, il malato muore. E non ci operai idraulici forestali della provincia di Avellino. Iniziamo insieme agli operai questa lotta con la speranza e con l'augurio che riusciremo presto, quanto prima, a ottenere almeno qualche piccolo risultato. La lotta, speriamo, sarà molto dura, ma ci apprestiamo come delegazione ad andare giù dalla Nunes con la speranza di ricavare, avere qualche risultato utile, perché effettivamente per gli operai è qualcosa di molto 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 grave. La sofferenza loro è anche la sofferenza nostra, quindi auguriamoci che questo incontro possa dare qualche risultato, con la speranza di qualche risultato. È molto difficile, ma ci speriamo. La dirigenza, il dirigente di ASCO, che è il capo dell'agricoltura, e la responsabile della forestazione, la dottoressa Della Valle. Vi abbiamo detto che avevano in mano una serie di carte che volevano dirci cose che ci potevano dire tranquillamente via email, cioè dici quante decreti mi avevate, eccetera eccetera. Noi gli abbiamo detto che con loro non volevamo ragionare. Bravo! Vogliamo
ragionare con la politica, perché è la politica che ci deve dare la risposta. Perché l'impegno rispetto alle domande che tanti di voi si rivolgono a noi, e qualche volta cerchiamo anche di litigare tra di noi cose che non ci serve a nessuno, rispetto a questa cosa, noi vogliamo impegni da parte della politica. E siccome la politica non è presente, noi chiediamo che ci sia la politica a ragionare con noi. E quindi rispetto a questa cosa, no, facciteci un attimino, ma siccome lui non abbiamo deciso ancora niente, facciteci un attimino tra di noi, perché la cosa, come, anche come insieme a voi, la stiamo vivendo minuto, secondo per secondo. Onda per cui noi stiamo facendo questa cosa. Un attimo e poi vediamo questa cosa. Andiamo a bloccare la galleria. Aspettiamo cosa si decide unitariamente con le segreterie provinciali e regionali, perché non escludiamo niente. Non escludiamo niente, ma da qua non ce ne andiamo! Da qua non ce ne andiamo! Aula, sta fuori! Quindi c'è piazza del Porto Sino. Non ci vuole, 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 non ci vuole